Allora, ragazzi, è arrivato il momento. È arrivato il momento che tutti gli avversari aspettavano, tutti ci speravano. E alla fine non possiamo fare altro che dare atto a Matt, a Peter Pan, a Vessicchio, al loro fratello Rosso Nero, il bandito, la tribù. Non possiamo fare altro che dare atto che avevano ragione. Avevano ragione. L'iscrizione dell'Inter ce la possiamo dimenticare. Entro stasera venderemo Lautaro, Calhanoglu, Barella. E il fallimento è vicino, ragazzo. Il fallimento è davvero vicino. Ormai ci siamo. Ormai è davvero questione di ore, se non di minuti. Io giuro, ragazzi, non sto male anche perché poi perdo un sacco di amici che mi hanno fatto qui e non avrò più discussioni, diciamo, non discussioni, litigi, discussioni sul calcio, sul. E ragazzi, purtroppo, quando non si pagano i debiti, è così. Come vedete, l'Inter oggi ha un debito di 7 miliardi di euro. E al contrario della Juve, no? Che ha il bilancio sano e che quindi vede tutto rosa. Noi invece vediamo tutto nero. E purtroppo, ragazzi, è finita. È finita. E da domani su questo canale parlerò solo del Lecce e del Bologna. Per l'Inter non c'è più niente da fare. Ho preso in giro tanto tempo il grande Matt, il grande Peter Pan, Vessicchio, il bandito. E il karma, ragazzi, mi è andato contro. Mi ha dato una bella batosta. Vedere ora l'Inter fallire è qualcosa che mi tocca il cuore. Me lo tocca. Me lo tocca. Ma cosa mi deve toccare? Cosa mi deve toccare? Ma guardate, già ho il titolo, no? Lo babbeo, il babbeo, come si dice? Lo babbeo, il babbeo. Comunque, il babbeo è quello, no? Che guarda solo il titolo. Allora io ci metto il titolo alla Matt e arriveranno tutti i suoi seguaci, tutti i suoi seguaci. L'Inter sta fallendo, l'Inter sta fallendo. Bellissimo! Così, capito? Quelli, poi non è che vanno a vedere, c'è uno che si chiama Arcangelo, che io gli rispondo e gli dico: professore, dimmi, perché mi dice sempre, se non ci credi vai a vedere su Sole 24 Ore che c'è scritto, Arcangelo, professore, e a parte il fatto che ogni articolo si differenzia in base a chi lo scrive, prima cosa, ma non è quello il fatto, te ne ho portati tanti io articoli, ho letto articoli qua, ho fatto video sugli articoli di Libero, perché lui dice, mi ha detto che poi questa è gente, no? Che non sa commentare in modo tranquillo. No, lo Juventino medio deve, o il milanista scemo, che ce ne sono pochi milanisti per la verità, devo dire la verità, di milanisti ce ne sono pochi. Vedete, a me l'Inter, a me la Juve è antipatica per tutto il marciume che tutti sappiamo, no? Cosa ha combinato nella storia, però loro non lo ammetteranno mai perché loro che fanno? Capovolgono la situazione, dicono che l'Inter ha rubato, purtroppo, eppure che gli spieghi, guarda che ci sono le sentenze contro la Juve, contro l'Inter, le sentenze non ce ne sono. Quelli dicono, ma è per scritto quello di Calciopoli, sì, ma pure quella di Agricola, quando i giocatori delle vostre squadre avevano le gambe tante, tante, si erano fatte, Zeman diceva, ma com'è che Del Piero ha una gamba tanta quanto tutto me? Capite, c'è stato un processo. È stato provato tutto, solo che non è arrivata la condanna solo perché c'era la prescrizione. Quindi voi siete i primi prescritti, ok? Ma non i primi perché è successo prima, no, i primi nel senso che chiamate prescritti quando voi siete prescritti, capite? E quindi ragazzi, ma poi guardate, lo Juventino, no? C'è una canzone di Vasco Rossi che identifica lo Juventino. Guardate, sentite questa canzone, l'ascoltavo ieri e dicevo, no, lo Juventino fa così, eh?
Voi abili a tenere sempre un piede qua uno là, avrete un avvenire certo in questo mondo qua, però la dignità dove l'avete persa? Siete senza dignità, siete senza dignità. Oggi state così con i milanisti, state così, ma voi in realtà state così con i milanisti. Ma vi conviene oggi stare col milanista, dalla parte del milanista, difendere il milanista? Vi dirò, a me il Milan fa pietà, cioè, fa pietà, no, scusate, non volevo dire in questo senso, fa tenerezza, ecco, fa molta tenerezza il Milan, perché mi metto nei panni del milanista, vedo questa società, no, che è proprio di spendere, non se ne parla proprio, però hanno il bilancio a posto, ragazzi, hanno il bilancio a posto. Poi vedo la Juve, 200 e passa milioni di rosso in bilancio, che vuole David Lewin più di 60 milioni. Calafiori, Calafiori, vuole Calafiori in tutti i modi, vuole Calafiori, vuole tutti, la Juve vuole tutti, tanto chi se ne frega, chi se ne frega. Hanno rotto le palle all'Inter per il bilancio dell'Inter, ma tutto quello che su cui, no, basavano le loro lamentele, ora lo stanno facendo loro, però adesso va tutto bene, ragazzi, se lo fa la Juve va tutto bene. Comunque poi la canzone continua così. E se per sopravvivere qualunque porcheria lasciate che succede, dite non è colpa mia. Vedete, è proprio la canzone della Juve, la canzone della Juve. Questi sono gli juventini, ragazzi. Sentite come si vendono, no? Gli juventini, perché poi parlano dei napoletani. Quando il Napoli, a Napoli c'è stato Italia-Argentina, hanno tifato per il Napoli. Scusate, hanno tifato per l'Argentina, scusate, perché c'era Maradona. Invece loro no, loro ieri hanno tifato per l'Italia, ragazzi, hanno tifato per l'Italia. In rimonta stasera, se non era per Donnarumma, finiva 5-6-0. Più del 60% possesso palla della Spagna, manco un realmente distrutti. Adesso voglio vedere se i cheerleader la smetteranno con le cazzate. Quello che ha la corsa di Gattuso più la classe di Pirlo, io ho visto fare un paio di aperture stasera a Barilino, che davvero c'è il piedino, che Leader, un pochino leader, maleducato il piedino di Barellino. Allora, smettiamo, ragazzi, ma stasera non hanno visto. Ma dove ci presentiamo? Come mezza squadra lì? Da dove ci presentiamo? Con Bastoni, Di Marco, Frattesi, Barella, dove ci presentiamo? Nemmeno un tiro in porta abbiamo fatto, nemmeno un fottutissimo tiro in porta. Allora, ragazzi, questi sono quattro presi da OCB, no? Uno è Lino, quello che sta sempre con la faccia odiosa proprio, cioè che se gli stai davanti si butta sopra, così è, non ha mai goduto per la sua Juve, gode solo per qualcosa, se deve parlare dell'Inter. Poi abbiamo la tribù rossonera, quello che nel video, quando Acerbi si è fatto male, ha fatto un video, il karma allora esiste, e Acerbi ginocchio KO, godeva per il ginocchio KO di Acerbi. Se, capite, capite dove arriva l'essere umano juventino o milanista, però quelli tristi, eh. Dopo Gigio, l'Italia ha perso, l'Italia Inter, però lo diceva ridendo. L'unico modo per fare ridere Dopo Gigio è qualche cosa che vada contro l'Inter, un insuccesso dell'Inter, come se la sconfitta dell'Italia di ieri fosse un insuccesso dell'Inter. Dall'alto dei suoi tanti campioni presenti in nazionale, Chiesa subito l'hanno fatto uscire, ed è il loro pezzo forte è Chiesa. E poi il Barese è quello che mi sembra davvero da TSO, e non so cosa cambia tra lui e Pazzini, ma siamo lì, capite ragazzi? Capite? Pensate alla canzone che vi ho fatto, cioè, pensate a quelle parole, proprio lo juventino è così, Topo Gigio è quello. È quello di quella canzone, quando parlate di Matt, di Peter Pan, sono così, sono così. Adesso conviene a tutti,
agli juventini e ai milanisti stare insieme, sembrano fratelli, ma non si possono vedere, non si possono vedere. E io godo di questa cosa, perché oggi la superiorità di un internazionale, anzi no, non chiamiamola internazionale, perché Matt in un video ha detto che la parola internazionale produce soldi all'Inter, è uno sponsor. Io, ragazzi, giuro, quello non lo capisco. Se qualcuno ha visto quel video me lo spieghi, perché io non sono troppo poco intelligente in confronto a lui e non capisco. A me dei suoi video non arrivano i messaggi. Però, ragazzi, loro adesso stanno così, sono fratelli. Appena succederà qualche cosa vedrete come si scanneranno tra di loro. Adesso conviene che siano fratelli. Però la potenza dell'Inter è dimostrata proprio da questo. Hanno fatto fidanzare juventino e milanista, perché da soli l'Inter contro l'Inter non possono fare niente. Messi insieme magari parlano, ma più che rosicare insieme non possono fare.